Ed eccoci qua, ragazzi! Bentornati sul mio canale! Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e finalmente siamo su Sekiro Shadows Die Twice. Raga, l'ho cercato per un botto di tempo, anche perché, raga, ero curioso di vedere questo gioco e provarlo, in quanto l'unica volta che l'ho provato da Jinko, mi pare, qualche anno fa, e mi è piaciuta l'ambientazione del gioco, del Giappone feudale, dell'era dei samurai, degli shinobi e quant'altro. Quindi ho aspettato che magari il prezzo calasse così da potermelo prendere. So che ha vinto anche il GOTY di, mi sembra, non quest'anno ma dell'anno scorso. E niente, raga, non odiatemi, ma vi garantisco che non sono pratico dei Souls, visto che so che questo è praticamente un Souls, essendo di From Software. Quindi farò stupidate, magari non saprò giocare benissimo, ma quindi non odiatemi, anzi piuttosto lasciatemi dei consigli qui sotto nei commenti. E direi di iniziare. Creazione dei dati. Alla fine dell'era Sengoku, scontri continui martoriavano il Giappone. Il fuoco della guerra divampava, infuriando fin nel cuore dei monti, nella terra di Ashina. Ashina Isshin prese il potere con la forza. Ehi, randagio, non hai più niente da perdere. Intrigante. Vieni con me, lupo affamato. Un giovane lupo fu raccolto sul campo di battaglia. Si allenò senza sosta e infatti diventò un maestro shinobi. Non scordare mai il codice degli shinobi. Seguirai sempre la mia parola di padre. E poi seguirai quella del tuo signore. Da oggi, il tuo signore sarà lui. Difendilo con la vita. Se dovesse mai essere preso, riportalo indietro ad ogni costo. Capisci? Vero lupo? Circa 20 anni dopo il colpo di stato di Isshin, il clan Ashina era sull'orlo del collasso. E lo shinobi, noto come il lupo, aveva perso tutto.
l'uomo che lo aveva accolto e il ragazzo che aveva giurato di proteggere. Inverno. Mazza, oh, che grafica, regà. Vabbè che sono su PS5, e sto giocando sul mio monitor 4K del PC. Oh, mazza, oh. E sta bella signorina chi è? Shinobi. Apri gli occhi. Per il bene del tuo signore. Petali di Sakura. Bella miseria, che cambiamento da quando era piccolo. Siamo in gioco? Sì. Lettera decorata. Una lettera gettata in un pozzo. Lupo di Kuro. Il destino attende. Ti attende alla Torre della Luna. Fuggi dal pozzo e raggiungi la torre, baciata dal chiar di luna. Puoi farcela anche senza spada. Sii silenzioso e vigile. Ok, allora vediamo. Da di qua possiamo andare? Sì, ma non credo che sia la zona dove dobbiamo andare. Quindi, possiamo correre? Alto. Sì, dovevamo andare di qua. Ok, inizia tutta la fase di tutorial. Ok. Lago Ashina. Di qua. Vediamo. Io esploro. Ah, è da qua che ci hanno buttato il biglietto. Perché qua è da dove siamo arrivati noi, no? Da dove abbiamo iniziato, giusto? Ok. Poi ne siamo sbucati da qua sotto. Oh, ok. Ah. Non so che caspita fosse quel tornado. Ok, per allontanarmi avvicina. Accovacciati. Come si fa? Quello shinobi in fondo al pozzo. Non l'abbiamo incatenato né legato in nessun modo. La cosa non vi preoccupa. Per nulla. Non solo è disarmato, ha perso ogni volontà di vivere. È solo un codardo. Non merita la nostra attenzione. Lo dite voi. Oggi la luna splende luminosa sulla Torre della Luna. Forse l'erede divino approfitterà di quella luce per leggere. Forse. Ma incarcerare un bambino, poveretto, mi fa pena. Davvero? Ma Lord Genichiro avrà di certo le sue ragioni. E chi è sto Genichiro? Il padre? Lo zio? Per averlo voluto rinchiudere? Deve essere importante allora, se non vuole farlo uscire. Cioè, per averlo rinchiuso in una torre, che è tipo Raperonzo? Deve avere un qualcosa di mistico. La porta della Torre della Luna è chiusa, vero? Hai controllato? È chiusa senz'altro, ma nessuno ha riparato il buco nel muro. Quello? Non ti preoccupare. Da sull'orlo del precipizio, nessuno può entrare da lì. Al massimo nessuno ci... La porta della Torre della Luna è chiusa, vero? E ok, la solita frase. Non dicono nient'altro. È abbastanza guidata sta prima parte. Speriamo la sporgenza. Perché mi dice di lasciarmi cadere? Cioè, ci casco giù. Ok, mi tiro su. Ok.
Oggetti qua non ce ne sono per il momento. Ok. Poi studieremo insieme il da farsi di questa serie, e se sarà una serie. Allora, di lì. Ok, qua. Hai fatto bene a venire. È passato troppo tempo, Lupo. Sono qui per liberarvi, mio signore. Beh, allora... alza la testa. Kusabimaru, la tua spada. Buon Shinobi. Secondo il patto di fedeltà con il tuo signore, dedicherai la tua vita a servirmi. Come ordinate. Wow, lama venerata, trofeo guadagnato, Kusabimaru, spada donata da Kuro, l'erede divino. Cimelio di famiglia degli Hirata, ramo della famiglia Ashina. La si credeva perduta, ma è tornata tra le mani del lupo. Fodero ed Elsa sono anonime, di colore nero uniforme. Il suo nome significa legata a ciò che è prezioso, e si dice che la lama incarni questa stessa emozione. Vediamo un po'. Allora, qui possiamo interagire con la porta, ma sopra. Oh. Compresse. Evidentemente saranno le pasticche tipo pozioni, tipo robe del genere, come tipo in Nioh. Sì, che l'unica cosa che ho giocato è stata Nioh, a dir la verità. Allora, vediamo, parliamo con Kuro. Lupo fedele, vedo che sei ferito. Ho qualcosa che potrebbe aiutarti. Una fiaschetta speciale con delle acque medicinali. Usala per curare le tue ferite. Fiaschetta curativa. Ok. Fiaschetta piena di medicinali che ripristina vitalità. Riposare permette alla fiaschetta di riempirsi di nuovo. Realizzata da un apprendista di Dogen, lo straordinario cerusico. Che, se non sbaglio, il cerusico... è un termine antico per indicare i medici, se non sbaglio. Nonostante possa sembrare strano che la fiaschetta si rabbocchi da sé, il suo segreto è da ricercare nei semi al suo interno. Mio sire. Dunque, sei stato ferito gravemente. In seguito. In seguito a cosa? Non ricordi quella notte? No. No, ne parleremo più tardi. Ora, dobbiamo fuggire dal castello Ashina. Come volete. C'è un passaggio segreto sotto il ponte del fossato che ci porterà fuori dal castello. Lord Ishin me ne ha parlato una volta. Ti chiedo di trovare quel passaggio segreto. Dopo averlo trovato, dammi un segnale con un fischio. Sai, come eri solito fare tanto tempo fa. Ti raggiungerò appena lo sento. Ok. Allora, equipaggiamento. Abbiamo anche l'idolo del ritorno. Però per ora. Ma sì, dai, non si sa mai. Allora vediamo. Piuttosto piccolina la sua cella, però poi aperta. Apriamo. E vediamo come possiamo fare. Allora, R1 si attacca. Ah, R1. Ah, solo con R1. Ok.
Boom! Bellissimo! Ok, L1 guardia. Ah! Sono Mortus! Lo sapevo che sarei Mortus! Facciamola al meglio, allora. Così si... Ah, ok, con R3 si aggancia. Se andiamo in stealth... Ok. Parry e contrattacco. Sono stato bravo stavolta. Ma di qua si va da qualche parte? Sì, di qua torniamo indietro. Ok, quindi devo andare di qua. Ok. Ma fammi vedere se posso fare una roba di questo tipo. Dai! Ok, via! Vai così, sì! Che è un boss? E là là. Boom! È andato! Ho usato due compressine giusto per... Magari almeno così mi ricarico la vita. Magari me ne bastava anche solo una. Pugno di furigine. Qua si va da quella... Aspetta però. Ce l'affondo anche se tengo caricato. Ma qui mi sa che è chiusa allora la porta. Non si apre da questa parte. Come in tutti i Souls. Ok, quindi stavo andando giusto. Oh, però sono stato bravo come primo approccio. Boss! Ah, bagno, sono... Non mi sono ancora abituato a dover premere quadrato. Mannaggia. Ok, tirati su. Potevo anche farla così, invece io ho preferito fare la via più difficile, a quanto pare. Hai presente il passaggio segreto in fondo al fossato, sotto questo ponte? Hanno ordinato di sorvegliarlo. Stanno rinforzando la sicurezza. La guerra ormai è alle porte.
E questo? Beh, un po' qui la telecamera ha fatto un po' cacciara, eh. Aspetta, 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 che tra poco ci salutiamo. Ok, qua. Compress. Ok. Tutta questa prima parte riusciamo a farla subito. Ah, è qua dove dovevamo arrivare, eh? Penso di sì. Si direbbe la via di fuga. Vuoi chiamare l'erede divino? Sì. Trovato. Ora andiamocene da questo posto. Sì, sire. E pensare che questo è l'unico modo. Sfuggire a quella linea di sangue è l'unica soluzione. Ah. Qua c'è un... Ah, non possiamo interagire con quel cosino? Ok. Dove andremo quando saremo lontani dal castello? Suppongo che la prima cosa da fare sia varcare il confine di Ascina. O forse dovremmo nasconderci. Tu cosa faresti? Qualunque cosa desideriate. Qualunque cosa io desideri? Questo è il lupo che conosco. Sire? Oh, nulla. Stavo solo ricordando. Andiamo allora. Ok. Molto probabilmente, raga, vi dirò, dividerò la parte, perché secondo me qua ora è del primo salvataggio, ce ne vuole. Quindi quello chi è? L'erede divino. Non ci incontriamo dal funerale di tuo zio. Lord Genichiro. Ah, è lui? Io. Grazie. Lasciate fare a me. E così il nobile Shinobi si mette sul nostro cammino. Nostro di chi che sei da su? Davanti a Genichiro Ashina. Oh! Ah! Tutto qui quello che sa fare uno shinobi. L'erede divino verrà con me. Thank you.
Cos'è questo? Vedo che ti sei svegliato. Pare che la morte non sia il tuo fato, almeno per ora. Protesi Shinobi, trofeo guadagnato. Braccio artificiale progettato per gli Shinobi e ceduto dallo scultore. Simulacro di un braccio umano dotato di diversi meccanismi, sembra progettato per essere modificato a piacere. Nonostante le tacche e le macchie di sangue ed olio, è stato trattato con molta cura. Ottimo, quello è un idolo. Allora andiamo avanti prima che poi possiamo salvare, perché non so se c'è il salvataggio automatico fino a qua, eh. Qual è il tuo nome? I tuoi occhi, gli occhi di un lupo che ha fallito nei suoi doveri. O così mi appaiono. Non è un tuo problema. Parli come un vero shinobi. Devo scolpire Buddha. Tu fai quello che vuoi. Come sono arrivato qua? Ti ho soltanto trascinato qui. Non sapevo nemmeno se stessi trascinando un cadavere. Non potevo lasciarti in pasto ai cani selvatici. Per quanto ho dormito? È passato del tempo da quando ti ho trovato. Capisco. Comunque, il tuo signore è ancora vivo. È prigioniero al castello Ashina. Presto sfrutteranno il suo sangue. Così, a occhio, mi sembri uno che apprezza il suo valore. Il mio braccio. Cosa mi hai fatto? La protesi Shinobi. È così che chiamo una zanna adatta a un lupo con un braccio solo. Inutile per scolpire un Buddha, però. Puoi tenerla tu. Protesi Shinobi. Non è un semplice ricambio per il braccio che hai perso. Vieni da me se trovi degli strumenti da Shinobi. Strumenti Shinobi? Capisco. Per questo dispositivo. Capisci in fretta. Se mi porti degli strumenti da Shinobi, troverò il modo di adattarli alla tua protesi. Così imparerai ad apprezzarla. Ho detto troppo. Ora va. Ma non hai detto un tubo? Chiedi del sangue dell'erede divino. Cosa intendevi quando hai detto che avrebbero sfruttato il suo sangue? Non so molto sul suo conto, se non che il retaggio del drago. È un tipo particolare di sangue a portare quel nome. E quel sangue scorre nelle vene del tuo signore. Quindi l'erede divino? Qualcuno lo sta cercando. Forse le stranezze che stanno succedendo al tuo corpo c'entrano qualcosa. Perfetto, gli abbiamo chiesto tutto. È un tipo strano. Eppure altri visitatori singolari sono venuti in visita al tempio. Ce n'è uno nella radura alla destra del cancello per uscire dall'area del tempio. Due estranei in strane circostanze. Potreste andare d'accordo. Ok, chi sarà? Alla destra del castello. Allora io farei così. Prendo questo oggetto, ho le compresse. Menu dell'idolo dello scultore. Gli idoli dello scultore fungono da checkpoint e si possono trovare in ogni parte di Ashina. Riposa presso un idolo per recuperare tutta la vitalità e ripristinare una resurrezione. Inoltre, oggetti rapidi ed emblemi spiritici in deposito verranno aggiunti all'inventario attuale, con alcune eccezioni. Riposare farà tornare in vita i nemici sconfitti. Ok. Spero che abbiamo anche salvato. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.